Piaciuta l'intro, ragazzi, piaciuta l'intro, questo nuovo intro della finestra, ragazzi, sono entrato qui dalla finestra, questa nuova, ragazzi, angolatura, angolazione, mi trovo qui a parlare insieme a voi, ragazzi, comodamente, comodamente, non, diciamo, sempre un po' di corsa, un po' di qua, un po' sopra, diciamo, al cesso, sopra qui nel giardino, sotto al tavolino, oppure sopra il mobile. Sono qui, ragazzi, tornato nello studio post lavoro, lancio anche il cappello, ragazzi, che serviva soltanto per l'introduzione, e benvenuti in questo nuovissimo video a tutti, ragazzi, amici di YouTube. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, condividete con tutti, ragazzi, questo video, perché comunque qui, diciamo, voi amanti un po' come me del cazzeggio, del passare il tempo su YouTube, condividere i video tutti insieme, divertirci tutti insieme, condividete il video con i vostri amici, fateli iscrivere amici, parenti, amiche degli amici, fidanzate, zie, nipoti e cugini, ragazzi. E partiamo subito con questo nuovissimo argomento che riguarda Mario Mandžukić, che lo vedono, ragazzi, che praticamente Mario Mandžukić, stando all'indiscrezione riportata da Tutto Calcio, ragazzi, calciomercato.com, calciomercato.it, .net, .qua e .là, e starebbe trattando con Marotta. Allora, cosa c'è da dire su Mario Mandžukić? Cosa c'è da dire? Ragazzi, prima di dire qualcosa su Mario Mandžukić, vi invito a iscrivervi al canale di Hermoso477, Flavio e TizTV90, Tiziano e Colcherdo73, ragazzi, qui sotto, link in descrizione, nella descrizione del video. Allora, cosa c'è da dire su Mandžukić all'Inter? Cosa c'è da dire? C'è da dire che... Perché è interessante questo argomento? Perché è interessante questo argomento, ragazzi? Perché comunque Mandžukić ha dei piedi abbastanza lunghi come i miei, no? No, a parte le cazzate. Mandžukić comunque è, diciamo, un giocatore che si è lasciato con la Juventus abbastanza in malo modo, ma non per problemi con i compagni e con Sarri, ma quanto riportato dagli articoli e quanto letto, ragazzi, perché comunque diciamo, percepiva 5 milioni di ingaggio e la Juventus gli sembravano tanti, tanti per diciamo un over 30, un 32enne, e quindi ha deciso di mettere, diciamo, Mandžukić ai margini del progetto. Infatti Sarri aveva lasciato diciamo una dichiarazione dicendo: io purtroppo non ho potuto fare nulla per lasciare Mandžukić, non ho potuto fare nulla comunque per riportare Mandžukić nel discorso tecnico, o per riportarlo comunque all'interno della squadra, del progetto mio che ho tattico, perché comunque era diciamo un affare tra Mandžukić, una situazione particolare tra Mandžukić e la società. Infatti la società stessa della Juventus ha deciso di lasciarlo in tribuna periodicamente, ragazzi. Infatti tutti gli amanti del calcio come me, comunque da tifosi, si chiedevano il perché questo giocatore, che comunque ha dato veramente veramente tantissimo per la Juventus, un giocatore duttilissimo che veramente sputa sangue in campo e comunque è sempre stato attaccato alla maglietta della Juventus, veramente veramente, ma a tutte le magliette in cui ha giocato, in maniera, diciamo, mettete una grinta, un'aggressione, comunque un'intensità alle partite veramente veramente importante. Quindi la Juventus ha deciso di lasciarlo ai margini del progetto e lui è andato in Arabia Saudita, l'hanno comprato loro, e poi Mandžukić alla fine ha deciso comunque di stare lì, diciamo, per, mi sembra, si è fatto lì 6-8 mesi, poi si svincolerà, e quindi da qui nasce l'idea del buon Marotta, perché comunque i rapporti tra Mandžukić e Marotta sono molto buoni. Mandžukić ha un po' il dente avvelenato contro la Juventus, perché comunque io da sportivo, avendo giocato a pallone, ora sta mosca, ragazzi, la distruggemo, sta mosca. Io comunque da ho giocato a pallone anch'io, te comunque dai tanto per una squadra, dai tanto per una maglia, dai tanto per una società, la società ti mette ai margini comunque in quel modo lì e ti rimane il dente avvelenato, tant'è che comunque si parlava di Mandžukić al Benevento. Però comunque Mandžukić, diciamo, se c'è l'interesse dell'Inter comunque lì davanti, se Conte cerca un attaccante di esperienza, un attaccante comunque pronto a subentrare, un attaccante che conosce la Champions League, conosce la Serie A, chi non meglio di Mandžukić può rappresentare in questo momento una situazione, un'alternativa a Lukaku? Chi meglio di Mandžukić? A parer mio, nessuno. Voi sapete che anche io, comunque essendo un amante del calcio in generale, ma un amante comunque, diciamo, ho un debole per Mandžukić, come gli amici miei lo sanno, perché comunque Mandžukić è un giocatore che con Allegri giocava un po' a letto su tutta la fascia, aiutava in difesa, faceva gol in attacco, veramente un attaccante completo, e quindi ho un debole veramente per Mandžukić, e quindi vederlo con la maglia dell'Inter, ragazzi, non è che mi farebbe piacere, ma molto molto di più, perché come sapete col video che ho fatto col Benevento sarei stato molto molto contento se
Mangiu ci avesse poi sposato la causa del Benevento, così non è stato, però comunque perlomeno sembra che non sia stato così. Mangiu ci ha accostato all'Inter, lui ha veramente il dente avvelenato contro la Juventus, vuole rifarsi, quindi diciamo è accostato un top club. Io metto nei suoi panni, chiaramente sceglierei l'Inter che comunque con Conte può far molto molto bene lì davanti, è un attaccante che veramente potrebbe aiutare anche i giovani, ha esperienza in Serie A, esperienza europea, esperienza in campo mondiale. L'Inter lo porta a casa a parametro zero, è vero che comunque è un 33enne se non erro, ma la sua esperienza, il suo mettersi a disposizione della squadra in un momento in cui l'Inter deve rilanciarsi, è un giocatore, tant'è che comunque un giocatore che comunque ha il dente avvelenato contro la acerrima rivale, la rivale più storica dell'Inter contro la Juventus, che chiaramente Marotta comunque su sta cosa da buon volpone, da buon dirigente che è, sta cosa la sfrutterà sicuramente. Secondo Immagio che ci verrà all'Inter, se si troveranno d'accordo, comunque lui percepisce 4 milioni di euro, 3,5, comunque magari in biennale riesce a farglielo e potrebbe darti veramente veramente una mano. È il giocatore che a parer mio, oltre che a Mertens, che comunque Mertens mi faceva veramente piacere vedere Mertens con la maglia dell'Inter, ma così non è stato perché comunque sono contento che è rimasto a Napoli, però ecco il giocatore che diciamo, quell'attaccante che un po' ti manca, perché comunque un attaccante che ti fa quel lavoro lì diciamo un po' sporco, anche un po' alla Lukaku su certi punti di vista, perché comunque è un attaccante che anche se lo schieri davanti prima punta si mette a disposizione della squadra, è un attaccante comunque che ti fa bene sia la fase di finalizzazione dell'azione, ovvero ti fa i gol, ma anche si mette a disposizione e lotta soprattutto da una mano anche alla difesa e al centrocampo, è molto forte sul gioco aereo, quindi questa è una cosa da tenere veramente in considerazione secondo me, quindi potrebbe essere veramente veramente un top colpo se poi effettivamente gli fai un biennale magari a 3 milioni e mezzo, ti arriva a parametro zero, sarebbe veramente veramente un top colpo ragazzi. Quindi vista questa nuova location con questa entrata ragazzi dalla finestra è tutto, qui c'è anche la... Ragazzi, il nome Gabriele che ci ha fatto compagnia per il video. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Condividete il video con tutti gli amanti dello sport che amano parlare un po' di calcio in varie location come me, ragazzi. In determinate e varie location, dipende un po' dalla giornata, da come mi frulla l'idea di portare video qua e là dove sono più stimolato a fare nuovi video. Iscrivetevi, lasciate un bel like qui perché di supporto, come sempre, il like ragazzi, più che altro il like per la intro. Passate nei canali che ho lasciato qui sotto in descrizione, commentatevi sotto ragazzi, ditemi la vostra di cosa pensate di Mandžukić all'Inter, anche i tifosi juventini penso che comunque gli sarà molto molto dispiaciuto aver visto Mandžukić andare via in quel modo lì, sicuramente anche i tifosi della Juventus gli sarà molto molto dispiaciuto e sarei molto molto contento di vederlo nella prossima stagione con i colori ragazzi, con i colori della nostra amata Inter, perché ragazzi i colori, l'azzurro, il nero, il cielo e la notte sono dei colori davvero davvero top ragazzi. Io vi saluto qui anche con questa calza della Befana che oramai è un po' vecchia ragazzi, ve la riportiamo anche qui in questo nuovo video. Vi saluto a tutti ragazzi, buona giornata e shabalala a tutti ragazzi.